Eccoci partiti per una notturna, un sacco di tempo che non ne faccio, adesso sono in dolce compagnia in quel di Pila e andiamo a scoprire qualche sentiero e vedere se ci sono un po' di stelle in questa notte fredda di agosto. Ci siamo dotati di e-bike, io con la mia Intense Taser, la Franci con una bici qua del noleggio di Pila. E stiamo salendo verso i prati intorno al Grimondé. Infatti siamo appena passati dalla seggiovia, c'era l'indicazione dei gradi, ci sono 8 gradi, sono circa le 10, 10 e un quarto, e vediamo un po' come si evolve la situazione. Noi siamo a caccia di stelle, ho la macchina fotografica dietro e spero davvero di beccarne, magari anche la Via Lattea. Stella, stellina, la notte si avvicina. E invece qui abbiamo dovuto tagliare perché eravamo terrorizzati dai cani che proteggono le mucche dei pastori. Magari ci avranno preso per dei ladri di mucche. Allora abbiamo preso sta via ripidissima. Fatica? No, paura. Ok, siamo arrivati all'arrivo dell'Issé, dove c'è questo pianoro. Potremmo fare una pausa e tirare fuori la macchina fotografica in cerca di stelle. Ora stiamo provando a fare delle cose strane con una luce. Ci sei? 3, 2, 1, vai! Yeah! Ok, foto fatta, adesso torniamo in giù e andiamo a fare la family. Che bello scendere sotto le stelle con Aosta in lontananza e le nostre luci O-Light che illuminano da paura. Io ce l'ho sul casco per un attacco GoPro e invece Francesca ce l'ha sul manubrio, che è una combo perfetta. Zero problemi di luminosità, ci vediamo benissimo. Fantastico. È incredibile scendere di notte in un bosco illuminati solo da queste torce, perché vedi benissimo il sentiero che stai facendo, ma intorno è tutto scuro, quindi sembra davvero di, non lo so, di viaggiare nel buio e divertendoti tantissimo. Non abbiamo ancora visto nessun animale. La cosa non so se è positiva o negativa, però in realtà su quando facevamo le foto abbiamo sentito un probabilmente un capriolo o comunque un bambi fare quegli strani abbai che fanno loro, e non era lontanissimo, però eravamo pronti ad andare via, quindi ce ne siamo andati, ecco. Ora scendendo per la family abbiamo trovato questa curva qua che secondo me viene bene per una foto, anche se abbiamo le torce e niente, adesso Franci vai su.
Stelle viste, via latte a vista, il bike da paura, cos'altro aggiungi? Io vado a dormire.